Spesso possiamo dirci avanti agli altri, siamo noi che qui localmente ci piace flagellarci perché abbiamo questa specie di sindrome esterofila dove all'estero sono più bravi di noi a fare tutte le cose. Questa è la dimostrazione che invece le cose le sappiamo fare bene, un progetto europeo importante con Barcellona dove noi comunque abbiamo concluso i lavori un anno e mezzo prima dei nostri amici spagnoli, quindi forse tanto incapaci non siamo. È una visita significativa perché è fatta dalla case officer che segue anche la parte di finanziamento, quindi è venuta a vedere con i suoi occhi quello che abbiamo fatto. Un progetto che ha dimostrato di essere estremamente importante anche con i suoi obiettivi, appunto, sull'intermodalità, sull'abbassamento dell'inquinamento, sulla costruzione di una nuova banchina. Noi vorremmo, e appunto, anche grazie speriamo a breve, la formalizzazione del riconoscimento di Porto Corpo, poi utilizzare anche l'accesso ai fondi CEF in via diretta per fare ulteriori progetti anche a miglioramento di quello che abbiamo già fatto adesso. E poi, appunto, una banchina che ci ha permesso di aumentare anche la nostra capacità operativa. Avete visto che, insomma, la Darsena Tegeti, e ci tengo a sottolinearlo, le banchine retrostanti, che non sono, o meglio, i piazzali retrostanti, che non erano previsti nel progetto, ma che noi abbiamo pagato con fondi nostri e messi in pratica con lo stesso tempismo, in maniera tale che quando abbiamo finito la banchina del progetto c'erano anche i piazzali operativi che, come vedete, sono pieni di auto per buona pace di quelli che ritengono che il porto non stia funzionando. Magari se venissero un po' più spesso a vedere il porto vero e non quello sulle cartine, capirebbero che si è fatto molto, si sta facendo molto, il porto è tutto un cantiere. Molti altri cantieri si apriranno appena concludiamo la partita delle gare di PNRR. Quindi, appunto, visto che abbiamo anche i nostri amici spagnoli, adelante con juicio. Si sta concludendo il tour per quanto riguarda le banchine di Civitavecchia. Che è emerso? Qual è il punto della situazione di questa visita di oggi? Praticamente qui proprio per verificare lo stato dell'opera, è un'opera che fa parte di un programma europeo che si occupa proprio di tutto questo. Buona parte è già stata, il molo come vedete è stato ultimato ormai da 2 anni. Questo permetterà appunto di migliorare il collegamento RoRo, soprattutto anche tramite le navi della Grimaldi, che sta già usando dei mezzi green, diciamo, perché, come sapete, ha messo a bordo delle batterie al litio proprio per evitare che i motori restino accesi durante il giorno. E tutto questo, insomma, poi verrà concluso insieme con i lavori che Barcellona finirà nel 2025. Insomma. Il progetto in Stiamo Barcellona quindi, è si tratta di l'arte riqualificare dell'azione di un un moglie vecchio che stiamo sviluppando in pontile Italia che attualmente è utilizzato per la linea per Civitavecchia-Barcellona. mantenimento. E lo che tenemos que hacer Quindi si es tratta di costruire un nuovo ponte a fianco a quello che già esiste, con una nuova discesa RoRo e una rampa nuova. Quali sono i tempi di conclusione di questi lavori? Nosotros Si pensa a finire e ultimare i lavori per il 2025, anche se la parte esperamos finanziaria viene conclusa nel 2024.